Buongiorno, buongiorno Abruzzo, sono le 9, oggi è domenica, piove e accanto a noi ovviamente 13 aprile c'è Marco Pedicone in cabina di regia, ma c'è Gustavo Bruno, buongiorno Buongiorno, Gustavo. buongiorno, come va? No, no, resto io sul video, non ti devi vedere, Esatto, perché non ti devi vedere? Perché perché sei in non... par condicio Bravo. e tu sei pericoloso. Ma sono a destra o a sinistra? No, non lo so, sei a No, destra dei sono a telepesche. sinistra, però... Madonna, quanto è Ecco. buio, che è successo qua? Ah, ecco, Eccolo qui, sono e al luce buio, fu. pensa a te. Il marramao non fa più mao. Gustavo, sai che Marramao. non puoi parlare di E che cosa politica. di politica? Devo fare una segnalazione prima del meteo, Vai, questo la facciamo dopo. falla subito. Mentre venivo e raggiungevo gli studi, mi Sì. ha fermato la signora Olga, che intende ringraziare tramite Buongiorno Abruzzo la signora Tuglia, perché c'è una spiegazione. La Spiegaci. signora Olga ha perso il documento, il portamonete al supermercato Oasi. La signora Ti stai Tuglia, no, incartando? Che ti sto sei. la signora Tuglia ha trovato questo portafoglio, ha rintracciato la signora Olga, le ha telefonato e le ha riconsegnato tutto il contenuto. Credo che sia un gesto da sottolineare, da rendere pubblico, perché Assolutamente non sì. accade quasi No, di mai. grande onestà. Ecco, Complimenti, complimenti. e quindi la signora Tuglia la signora Olga metto di ringraziare la signora Tuglia, e sotto Pasqua si scambieranno anche un regalo, è nata un'amicizia da questo grande gesto di umanità che difficilmente accade, perché quando trovi un portamonete, mo ci sta 100 euro, ci sta 10 euro, di solito non Soprattutto viene... poi ci sono i disagi legati ai Bravo, documenti, legati bravo, bravo, se uno ha una carta di credito, quindi un un bancomat. bel gesto che Brava metto la signora Tuglia e di complimenti alla signora ricordare. Olga che ha Meritavo di ritrovato questo. raccontare questa Oh, vedi, hai cosa. iniziato Lo vedi? bene. Oh. Oh. Oggi è una domenica importante, le La domenica palme, dei Pasqui. Sei già quindi, andato a messa? no, dopo. Quindi andate, prendete il ramoscello e cercate di vivere in pace, tanto ormai De Luigi è stato catturato, quindi Ah, sta quindi dice poi, tutti i problemi dell'Italia sono sta risolti, va bene. poi. Allora te lo dico, sai, molti candidati hanno paura di te e No, dicono togliete Gustavo Bruno dalla televisione ma già abbiamo tolto un sacco. fino al 25 maggio non lo fate 25 parlare. maggio. Io rischio, lo lascio qui, lo tengo accanto a me, rischierà anche Serena, rischierà anche Andrea De Luisio lunedì sera. Fai Faccio il marramao. il maramao, bravo, fai il bravo. Allora, Il Gustavo. Anche se marramao. questo discorso della par condicio è un po' particolare perché significherebbe quasi chiudere la televisione, no? Perché comunque la politica va a Ma permeare ogni posso aspetto. fare una riflessione? Vai. Allora, c'è questa par condicio. Allora, Renzi, che sta tutte le sere in televisione, che cos'è quello? Lo può fare? Vabbè, quello è il Sì, c'è una presidente. carica istituzionale, ho Lo capito fa. che vuoi dire. Però ha presentato Stesso tutti. discorso può valere, non Quindi so, per un può. presidente, per il presidente No, Chiodi, ma perché se. quando c'era quell'altro che lo faceva, tutti quanti, No, no? stai cominciando a fare politica. No, Fai il bravo, vale per entrambi. quell'altro, De Luisi è Vale per stato entrambi. catturato, eh? Vale per Brillante entrambi. operazione dei nostri Vedete, servizi, vedete, è dice, impossibile. era fuggito, aveva registrato nome, cognome, Chi stava ha col fatto figlio. il regolamento sulla par condicio non ha tenuto conto di Gustavo Non Bruno. portava i baffi e gli occhiali neri, Marcello De Luisi, è stato catturato, brillante Però è operazione. stato catturato giustamente, insomma, No, lascia perdere giustamente. deve Aveva scontare registrato qualcosa. nome e cognome in un albergo, quindi non Però è è stato catturato, quello è stato catturato. importante. Brillante operazione, Gustavo, che tempo farà? Sei stato alla fiera eh? Una dell'agricoltura, bella però fiera, tranquilla, peccato il brutto rilassata. tempo. Vabbè, Ieri ma davvero un pomeriggio quando caldo. la gente rideva nel 4 brillante, ecco la Ecco, è vero. dimostrazione. 4 aprile, se piove il 4 aprile, fino al 14 Bravo, maggio bravo. sarà Se così. ripiove il 14, Altre 50, 40, no, speriamo di no, speriamo di facciamo no. la danza contro la pioggia, quello che volete. Allora, vediamo che tempo farà oggi, perché magari potrebbe Bravo. essere la giornata ideale per andare al mare, alla fiera, in giro A per votare. Teramo. Ah no, è No, votare settembre. no, votare manca più di un mese, poi domenica è Pasqua, Ah già. poi parleremo del tuo menù pasquale, perché domenica ovviamente noi non ci saremo, No, ah, no? non ci Beh, no, saremo. siamo a casa anche noi Ah il giorno di già. Pasqua. Vediamo le previsioni del E tempo, poi poi? torniamo in studio con Gustavo Bruno. Al mattino variabile con deboli rovesci di pioggia sulle aree collinari e montane, parzialmente nuvoloso sulle aree litorane, neve oltre i 2000 metri. Nel pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia sulle aree appenniniche, parzialmente nuvoloso sulle aree costiere. Tra sera e notte variabile con deboli rovesci di pioggia sulle zone interne e su rilievi, parzialmente nuvoloso sulle zone marittime. Temperature stazionarie, massime comprese tra 14 e 17 gradi nelle conche aquilane e marsicane, tra 17 e 20 gradi sulle pianure adriatiche.
adriatiche, venti deboli a regime di brezza, mare quasi calmo. In provincia di Teramo al mattino variabile su gran parte del territorio provinciale, nel pomeriggio nuvoloso con deboli piogge sui settori appenninici, variabile sui settori costieri, tra sera e notte moderatamente nuvoloso, temperature stazionarie, massime comprese tra 17 e 20 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 18 e 21 gradi sulle coste, venti deboli orientali, mare quasi calmo. Ecco il primo. Eccoci qui, torniamo in studio. 904. Stavi preoccupando della Rosa Dorotea? Della Rosa Dorotea, perché ho sentito la voce. Buongiorno a Bruce. Buona domenica. Che abbiamo fatto partire, qualcosa è partito. Hai sentito la voce rauca di Dorotea? Dice Dorotea sarà raffreddata. Va bene. Quindi questo Marco come ci accompagna con qualche canzone. Buona domenica. Sì. Buona domenica. L'hai riconosciuta subito. Ormai. Una cultura musicale che straborda. Poliedrica. Poliedrica. Straborda. Dovrei fare un po' di ribosuzione, si vede un po' la grigia. Queste sono le telecamere. Ritiriamo la pancia e iniziamo la nostra rassegna stampa. E questa luna che qui fa un riverbero. Lascia perdere, la luna da tempo che fa riverbero. C'è un collante anche usato? Il centro. Così, Gustavo, io lo so che lo dico ogni domenica, sarebbe bello una domenica, anche un'apertura politica, un'apertura di qualsiasi tipologia. Marco che ci aiuta con buona domenica, poi però i giornali ci riportano una triste realtà, notizia di apertura tragica, Modella e l'amico muoiono in moto, Pescara, tragica fine di una cubana e di un carpentiere, dice Pagatti. Brutta notizia d'apertura, poi leggeremo i dettagli all'interno. Intanto ricordati i partigiani fucilati 70 anni fa, la provincia è assente. A Teramo, dopo la cerimonia, scoppia la polemica. Ospedale di Teramo, indagati 6 medici, inchiesta sul paziente morto mentre faceva la risonanza. Il caso in casa di un teramano, polizia blizza caccia di video di bimbi abusati. Antichi palazzi mai riparati dopo il sisma, siamo in centro storico, uno dei cantieri fermi nel centro di Teramo. Diffama i vigili, a giudizio un consigliere. Andiamo avanti, poi ci sono le varie pagine, ecco, dell'Utri che viene stato arrestato, tu ne parlavi, in un hotel di Beirut, e poi la guerriglia a Roma legata a politica e violenza, incidenti e feriti al corteo per la casa. Ma noi andiamo alle pagine relative all'Abruzzo per andare a vedere un po' le notizie. Si parla di politica verso le elezioni regionali. Vi ricordo, si vota soltanto il 25 maggio, il 26 tutto, questa volta non si vota, non c'è quella coda del lunedì. I risultati sapremo il 30. No, noi saremo pronti. No, i risultati, dico che quelli il 30. Definitivi il 27. 28. Dai. In Francia l'hanno alle sera alle 5, alle 6. No, con tutte, sai, poi lì ci sono le elezioni comunali, le elezioni regionali, quindi insomma c'è bisogno di tempo. Liste garanti, tutti i nomini d'Alfonso. Antonio De Frenza scrive stallo su Di Paolo e Stati, e nel programma spunta la supertassa per i produttori di energia idroelettrica. E qui abbiamo Mimmo Locasciulli, Gaetano Bonetta, docente universitario dell'Annunzio, Roberta Pellegrino e Emilio Nusca. E Chiodi intanto apre la sede elettorale. Fratelli d'Italia e AN ufficializza l'appoggio al governatore uscente. Giornata di studi sulle criticità e potenzialità del settore, un manifesto per la cultura abruzzese, proposte e idee per la regione. Minori e internet, questa è l'inchiesta che a te sta molto a cuore, perché in più di un'occasione ti sei battuto su questo argomento, no? Attenti all'Orcola. A Pescara la polizia postale parla nelle scuole sull'uso del web, è uno strumento difficile da gestire anche per gli adulti. E c'è un decalogo qui al centro per mamma e papà in questo articolo interessante di Paola Toro. Io vorrei leggere alcune di queste regole. Se mai affidare in autonomia computer o smartphone connesso a internet a un ragazzino sotto i 12 anni, condividere le chiavi d'accesso con il figlio e la figlia, proteggere il dispositivo utilizzato per accedere ad internet, utilizzare reti sicure, non fornire mai, questo è vero, informazioni sensibili, proteggere le informazioni personali, usare social network con prudenza, segnalare i contenuti illeciti, evitare di rispondere a mail, chat o sms provocatori o minacciosi. E sotto, purtroppo, pedopornografia, 25 denunce, c'è Teramo tra le 18 città interessate al blitz contro un giro di video con minori. Che poi ci piace farci passare a Teramo, no? Come la città di San Berardo, tutti bravi. No, infatti succedono anche qui. Ma sotto sotto ce n'è di più. È come spesso accade in realtà di provincia, no? Esatto. Teramo, come anche altre realtà marchigiane. Però voglio dire... Vabbè, ma che ne parliamo a fare? La notizia è quella qui, tutti i rischi del virtuale, rete web, canali social hot. Tra l'altro, questo esula un po' da questo argomento, però sempre in tema internet. In questi giorni, lo diciamo anche come comunicazione di servizio, sta girando una mail nella quale solitamente
appare, è una truffa ovviamente, un vostro amico, ad esempio, sì, vi scrive: ciao, sono Gustavo, bravo, Bruno, bravo, sono rimasto all'estero. A me, a me è arrivato. Ciao, sono Patrizio Visegnini. Anche a me è arrivato. Ecco, sono salutiamo. Ciao, salutiamo, Patrizio. Io ti ho mandato 40 euro, Patrizio. E arriva questo. Facciamo 20 e 20. Sono all'estero, sì, sì, ho bisogno dei tuoi, bisogno di aiuto, dammi una mano. Ragazzi, quella è una truffa, attenzione, perché loro riescono a entrare tra quelli che sono i contatti della tua posta elettronica. Allora, e fanno questa truffa. Mi dai l'assist per dire: vai. Bellissima la truffa che stanno cercando di fare nella zona di Cavuccio. Com'è bellissima? Rispetto alla pornografia è più bella sta storia, no? Ah, okay. Si sono presentati a casa di un signore dicendo: a noi ci manda un noto, hanno fatto nome e cognome, ortopedico, perché sapevano che era amico di famiglia, sono andati a comprare l'olio. Insomma, in poche parole, per pagare l'olio avevano un assegno, però l'ufficio postale è chiuso il sabato. Giusto. Allora gli ha detto: tu, cioè, ti diamo l'assegno, ce lo cambi, ritira la differenza dell'olio e sta a posto. Invece questa era una truffa, perché truffa un po' datata questa, però bellissima, bellissima. Almeno c'è l'olio. Quindi l'assegno non era un cabriolet. L'olio è stato comprato, ma il signore anziano non ha boccato. Sono arrivati, bravo, i carabinieri, stanno battendo la zona, perché questi due signori elegantemente vestiti sono bravi, che si informano, capito? Sì. Vengono da te e dicono: ma tu che sei amico di Gustavo, capiscono Bruno, mi puoi mettere un po'? Una persona ovviamente, bravo, tende anche la buona sono fede. Sono a Cavuccio, stanno operando. Quindi attenzione, attenzione. L'olio non lo vendete. Meno di 7 euro non si può vendere. Ah, ecco, che questa è una violazione di servizio. Procediamo. Teramo, mora in ospedale, indagati 6 medici, stava facendo una risonanza. L'articolo di Edoardo Amato, l'autopsia conferma come causa l'ischemia midollare ed esclude il mezzo di contrasto. La morte del 67enne, tu tra l'altro conoscevi, Ennio Di Gregorio, conosciuto a Teramo. San Gabriele, per farvelo identificare, sì, era colui il quale col calzoncino corto molti anni fa vendeva la frutta allo spiazzo di sotto Poggiumbricchio. Quindi chi è che non andava ai prati o andava verso la montagna? E quel signore lì, col baffetto, che andava sempre in giro con una bianca in bicicletta nera. Aveva anche, credo, un'altra attività in Viale Crispi, sì, un periodo, sì, se non, periodo, se non sbaglio, sì, insomma. Avevo visto 2 giorni prima che accadesse questa. Insomma, purtroppo una brutta situazione. Oggi ci siamo. Eh sì, qui, e poi noi cerchiamo di ridere anche per questo, no? Per esorcizzare le difficoltà, le tragedie. Guardi, diceva a Lanciano, con Lanciano, quel povero calciatore che si è fermato. Perché vedete, noi cerchiamo, però è un attimo. È un attimo, assolutamente. Si senti, sì, suonare, quello è un a messaggio. Prescindere dall'età, anche nel caso del signore Ennio Di Gregorio, certo, parlavamo di, certo, 67, certo, anni, diciamo un'età assolutamente normale. San Gabriele, da oggi 30 frati confessori accolgono i pellegrini per le feste di Pasqua. Intanto il pronto soccorso cambia look, sostituito il bancone dell'accoglienza e nuovi arredi, sì, sì, nella sala dei codici rossi. Beh, diciamo che da anni il pronto soccorso, sì, ha rinnovato anche il suo look. Edifici lesionati, lasciati in abbandono del centro storico, l'articolo di Marianna De Troia e la denuncia dei residenti di San Leonardo, pratiche ferme per i danni da terremoto, il quartiere muore nel degrado. Castellalto, questo è il tema che ti piace, no? Contro gli inquinatori piazzate le sbarre. Facciamo vedere la sbarra, quindi insomma, contro lo scarico abusivo dei rifiuti, quindi bisogna scavalcare, passare magari... O farsi dare la chiave, si fa prima. Spero di no. Torniamo all'argomento, purtroppo oggi, Gustavo, della pedopornografia, blitz in casa di un teramano. L'inchiesta partita da Catania sul video che mostrano bimbi abusati e torturati. Mamma mia. Tocca un paese dell'entroterra, la polizia postale sequestra computer e pendrive. Vabbè. Gara di matematica. Bella rivista patinata. È drammatico quello che leggiamo qui. Gara di matematica, squadra intitolata alla memoria del preside D'Ignazio, la Coppa Italo D'Ignazio. Poi controlli sui bus, inflitte 19 sanzioni. Qui la foto della comandante Lara Panella. E ancora Poste a Castelli, chiuso l'ufficio per lavori. Ricordati i partigiani fucilati 70 anni fa, assente la provincia. L'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani, polemizza, speriamo ci sia per la liberazione. In piazza Sant'Agostino anche i familiari dei caduti. Intanto oggi a Bellante ci sarà, non c'entra nulla con quella dei partigiani, ma l'inaugurazione dell'asilo. Di Dalmazio, lista con tanti nomi noti al centro per Teramo, torna in campo per spingere Brucchi, ma lo avverte: il nostro appoggio è condizionato ai fatti. E ancora, più là. Ah, ecco questo, che okay, sono vari nomi che ovviamente poi leggerete sul giornale. Cordone propone Banca del Tempo e Consulta Sociale, ricordiamo, candidata sindaco di Città di Virtù Selle e Comunisti Italiani. Ancora regionale, Italia Calabrese, va salvaguardata la famiglia. Valeria Franceschini, voglio fare la politica concreta. Noi qui leggiamo senza fare commenti ovviamente, perché vi riportiamo le notizie, almeno qui la par condicio, non possiamo evitare di leggere, insomma. E il lavoro?
E il lavoro è il tema importante. A Teramo, il fascino delle Mille Miglia, la carovana di autostoriche passerà in città il 16 maggio con 435 equipaggi di 61 marche e oltre 60 ufficiali di gara. L'articolo di Gaetano Lombardino. Arrivati in provincia altri 46 profughi africani. Montorio, 200 bambini al primo viaggio del Piedibus. E poi inaugurata a Nerito di Crognaleto la nuova sede del municipio. L'articolo di Evelina Frisa. E ancora diffamazione ai vigili, a giudizio un consigliere, l'articolo di Alex De Palo, Martin Sicuro. Secondo le accuse, Sandro De Angelis avrebbe affermato che due agenti non avevano voluto pagare la frutta a un commerciante. Ecco. Tra Alba e Martin Sicuro, ponte di legno chiuso a metà per controllare se è stabile. Speriamo che sia stabile, anche perché ci passo ogni l'estate, ogni giorno quasi. Ogni città ha i suoi ponti. Ogni città ha i suoi ponti, va bene. Ponti radio, ponti... Tutti i tipi di ponti. Fratelli d'Italia, con Retco ci prendiamo il comune. Il Movimento 5 Stelle fa campagna in bicicletta e presenta Margherita Trifoni, che punge Mastro Mauro. La riduzione degli stipendi, scrive in questo articolo Margherita Totaro, riportando il virgolettato, doveva farla 5 anni fa. Beh. E poi, guarda questa notizia, a piedi a Gerusalemme, tappa Giulianova, si chiama Damian Terry, 35 anni di Avignone, è il pellegrino dell'anno 2014. Il giovane francese appassionato di Nordic Walking ha deciso di percorrere a piedi in pellegrinaggio 3.000 chilometri che separano Avignone da Gerusalemme, facendo tappa proprio a Giulianova. Ecco. Vedi, questa è una bella... un po' lunga, insomma, è una bella passeggiata. Bella storia. I grillini sulla variante al piano regolatore, no alla colata di cemento, siamo a Giulianova. Poi stamattina lungo il Tordino volontari puliscono la foce del Tordino e alla Pagliaccetti uova e doni ai bimbi poveri. La Rolli al comune, siamo a Roseto, scrive Federico Centola, fateci fare una piazza per le rotoballe. Al cimitero di Pineto, sorpresi mentre tentano di rubare un'auto, 3 arrestati. Palombaro, Movimento 5 Stelle di spalla, rifiuti zero a Silvia, rilancio turistico. Complimenti al piccolo campione di Roseto Alfonso, che 12 anni corre, Alfonso De Eugenio, nel mondiale kart. Ed ancora, andiamo alla pagina che riguarda l'Aquila. Meningite grave, un neonato, i genitori, le cure sono arrivate in ritardo. L'articolo di Roberto Raschiatore, infezione scoperta 11 giorni dopo il parto, esposto, presentato in due procure, il piccolo ricoverato ad Avezzano e all'Aquila, prima dell'operazione al Gemelli. E purtroppo, Gustavo, una notizia che torna spesso, tragica, muore travolto dal trattore mentre lavora nei campi in Valle Roveto. Questa è una costante. Una costante tragica. I trattori di solito purtroppo sono sempre... finiscono sempre col morto, perché è un mezzo cingolato, quando si ribalta non ti salvi, perché poi vieni preso dal panico, hai i piedi in mezzo al freno, acceleratore, marcia, la riduzione e quant'altro, sì, non hai la freddezza di poterti, è un metro e qualcosa, no? Infatti. Lanciarsi, però... Purtroppo sono queste notizie tragiche. D'Ercole, nuovo vescovo di Ascoli, il presule lascia l'Aquila dove era arrivato nel dicembre 2009 come ausiliare. Giù nel fiume, lei salva, il cavallo muore, l'articolo di Federico Cifani, incidente per la campionessa italiana Chiara Marrama in una gara a Vittorito, l'animale ripescato a Popoli. Muoiono Modella e l'amico, la cubana compiva 21 anni proprio ieri, l'articolo di Pietro Lambertini, l'altra vittima è un carpentiere di Cepagatti, la ragazza ha partecipato a Miss Italia, dal motor show ai concorsi di bellezza, una carriera in ascesa, il racconto del testimone, ho visto la moto impennare e poi sbandare. Il dolore degli amici, questo vedi, molte volte ti lacera più di tutti, ma come è potuto accadere? Eravamo pochi minuti prima lì tutti insieme. E ancora quartiere in lacrime, un botto e i ragazzi a terra. Lo schianto porta in strada i residenti, una tragedia sotto le nostre case. Queste moto sono pericolosissime, sentire il rombo ci mette tanta paura. L'articolo di Ilenia Gifuni. E ancora Chieti, una lettera anonima e una fotocopia dietro i 5 indagati, ufficio case perquisito, sequestrate le pratiche sospette, coinvolti il dirigente, una funzionaria e 3 impiegati. Eleonora, la maestra musicista scomparsa, controlli sul litorale vastese, le ricerche proseguono da 16 giorni. Ci sono avvistamenti di questa signora. Però in questi casi si rischiano anche comunicazioni errate. No? Insomma, poi tra vero e virtuale. Si gioca anche su quello che è molte volte il dolore di chi sta veramente, chi è in apprensione. È un periodo abbastanza delicato per la famiglia. Assolutamente sì. Sia maggiorenne. Però, a Lanciano, nuova emergenza, puzza insopportabile in centro e nelle contrade, odori nauseabondi tra la zona storica e Santa Maria dei Mesi fino a Marcianese. L'amministrazione comunale chiede approfondimenti all'ARTA e all'ASL.
che sarà, Gustavo, in questo articolo di Daria De Laurentiis. E poi in basso una pista per bici da cross nel polmone verde della città. E poi a Lanciano, Fiera dell'Agricoltura aperta, anche oggi visite agli stand dalle 9 alle 19, come quella che c'è qui a Teramo, dove è tutto aperto. Daniela e Sofia Pepe, un destino scritto tra i vigneti di famiglia, sorelle d'Abruzzo, sotto lo sguardo di papà Emilio, lavorò nell'azienda di Torano Nuovo, scrive Stefania Mezzina, fin da piccole, vendemmiare era il gioco più bello. Esatto. È vero, Gustavo, ricordi le tue vendemmie? A voglia. Io devo ritrovare questa foto con Pepe Giovane, nella sua cantina, una foto datata. C'era Pasquale Scarpitta che era il caporedattore della RAI, e c'era Valentini, il nome mi sfugge, ed era l'epoca in cui il Resto del Carlino pubblicava anche l'edizione Abruzzo, e ci ritrovammo in questa cantina. Ricordo che mangiavamo fave e salame, quindi era l'inizio estate. Il discorso mangereccio. Ma quando vai in una te. Cantina devi sempre assaggiare. Devi assaggiare. Non c'era ancora WhatsApp, non c'era ancora internet, noi terra-terra, che vuoi fare? Siamo legati a queste cose. Che vuoi fare, purtroppo? Beh, insomma, questi però sono ricordi belli, no? Sì. Sono ricordi molto piacevoli. Andiamo a leggere, abbiamo terminato con il l'oroscopo. Messaggero. Vuoi leggere l'oroscopo? No, se abbiamo... vuoi, andiamo a leggere anche l'oroscopo. No, vabbè. Ero sulla pagina di te, altrimenti ti avrei, Leggiamo, ti avrei letto già l'oroscopo. Leggiamo ti leggo l'oroscopo. Dai, leggi il Capricorno. Capricorno, oggi. Dai. Lentamente. Come va? Male. Non ancora bene, vero? Lo vedi? Che aprile, e io te lo definisce il più crudele dei mesi, genera lilla. Lilla del vostro amore saranno in pieno fiore dopo la luna piena, da oggi al 15, per esplodere domenica 20, mamma mia. Pasqua. Nel frattempo, Gustavo, prenditela più comoda, vinci quest'ansia di soldi, di successo, di gloria e di vanagloria. Questo è l'oroscopo di Branco. Branco. Io ho provato a leggertelo in maniera un po' più poetica, perché Branco ha il modo qua ci voleva Serena Suriani per leggere, c'è un po' di differenza. Sono d'accordo. Salutiamo Serena. Andiamo al Messaggero. Tragica impennata, due morti, Pescara sbalzati dalla moto, imprenditore edile e ragazza immagine si schiantano sotto un'auto, erano stati dal concessionario per un'iniziativa promozionale, lei ex miss, compiva ieri 21 anni. Teramo, decesso durante la risonanza, sei nei guai. E poi ancora verso le elezioni, Chiodi debutta, ecco i mini spot, Garanti e Ferrovie nel piano di D'Alfonso. Eleonora vista sulla A25, la segnalazione di cui parlavi tu, con un uomo di colore. Poi L'Aquila, tutti i colori della ricostruzione dopo il Palazzo Lilla censurato. In centro esistono direttive precise sulle tinte dei nuovi stabili. Nella periferia è più tangibile il rischio dei quartieri arcobaleno. Sai che ieri nel mercato mi ha fermato una signora, a proposito di questa scomparsa, io ovviamente... faccio come Fontana di Trevi, prendo acqua da tutte le parti e poi... E via. Dice, io l'ho vista, vendeva i merletti al mercato, mi ha detto. Però io, sai, e poi andare a parlare di Parolisi, poi ha parlato di tante cose, ho detto, qua è meglio che mi allontano, perché questa signora aveva visto troppi film, evidentemente. Sai molte volte cosa succede? Tanti programmi televisivi legati alla cronaca, nera, portano molte volte... Oddio, c'era una logica in questo racconto che mi ha fatto, alcuni particolari. Ma spesso ci sono medesimi un po' troppo, le somiglianze sono abbastanza frequenti, quindi sai, Gustavo, dare una segnalazione... Mi rendo conto quanto sia difficile il lavoro della Polizia Carabinieri per filtrare, per capire qual è la vera segnalazione, quella giusta. E ogni segnalazione sbagliata rischia di rovinare... Lago della Duchessa, la prigione di Moro, ricordate quello che successe? Sì. L'Aquila saluta il vescovo d'Ercole, andrà ad Ascoli, arrivò nel post-sisma, sostenne le carriole, poi l'inchiesta e la soluzione, 5 anni delicati. Sì. Lanciano, poker nero e paura, quarta sconfitta, a Siena delude il Pescara, 1-1 con il Cittadella, e poi il malore di cui parlavi tu, per Ferrario, a Siena, tachicardia. Andiamo a leggere le pagine interne. Chiodi accende i motori, D'Alfonso, Garanti e Ferrovie. I 10 mini spot del presidente uscente, via tra oggi e domani. Pasqua e ponte, last minute detta legge. Come diciamo ogni anno, che certo. È vero che quest'anno è un periodo di crisi, come anche l'anno scorso anno, però le feste aiutano le vacanze. Domenica e lunedì, poi c'è il 25 weekend. Aprile, c'è il 27. Le scuole dal 16 al 27 sono chiuse, quindi dal 16 al 27. Insomma, l'enormità. C'è un...
è un po' tanto, diciamo. Mamma mia. Dalle carriole alla reliquia lascia la città il vescovo d'Ercole, trasferito ad Ascoli e arrivato dopo il sisma accanto a Molinari. Marcello Ianni? No, Stefano D'Ascoli, Bob. L'articolo su trasferimento ad Ascoli è stato fatto da lui. Ma indagine sulla SPA commissione al palo, dopo un anno non si riescono a trovare i componenti politici. Siamo sempre all'Aquila, capo dei vigili e polemica sulla ricerca esterna. E poi il congedo felice che la ricostruzione cominci ora, la lettera ovviamente del vescovo d'Ercole. Cari fratelli. E poi ancora, Natura Mix, intanto viaggio tra i colori della ricostruzione. Anche in periferia, no alle tinte forti. Beh, ci sono alcuni colori, ma ve li facciamo vedere, che non è che siano proprio entusiasmanti. Mosto, il secondo in basso è mosto. Il secondo sì, un color mosto, il primo è un rosa, dicono lilla. Non sono proprio ideali da questo punto di vista. Scuole, via libera delle CIPE, arrivano oltre 17 milioni, siamo ad Avezzano, scrive Pino Veri, riqualificazione preferita ai nuovi campus. Lite con l'amico, lo picchia e poi gli ruba un televisore. Ad Avezzano è successo, ce lo riporta questo episodio Maglio Biancone, poi incarico tardivo, rischia il flop, la fiera nel giorno di Pasquetta. Siamo a Sulmona, nell'articolo di Patrizio Iavarone. E poi ancora Pescara, l'impennata e lo schianto, muoiono Centauro e Miss, Cristian D'Angelo ha perso il controllo della sua Ducati. L'incidente in via Colonna, un testimone, li ho visti volare e poi sono finiti sotto un'auto. Sempre a Pescara la protesta via Mazzarino, flash mob contro la nuova rotatoria. Cuzzi al sindaco è troppo grande ed è pericolosa. E poi Verdi, luoghi d'Annunziani celebrati in un percorso, questa iniziativa. E poi il mercato di Piazza Muzzi trasformato in opera d'arte, l'articolo di Laura Di Pietro. I writers hanno realizzato 10 pannelli sulle facciate laterali della struttura. Siamo a Pescara in questo caso. E poi politica, Testa e Alessandrini pronti alla sfida, inaugurati le sedi dei comitati, impegni e liste forti per vincere. Intanto i grillini puntano su turismo e ambiente, piazza gremita per Marcozzi e Anelli. Chiaro no di Movimento 5 Stelle a nuove fabbriche, presente l'onorevole Lombardi. Percorso Samaria per 200 divorziati, l'articolo di Davide De Amicis, parole di conforto dal vescovo Valentinetti per chi affronta il cambiamento della società. Bussi, la rabbia del sindaco, il conto, lo paghiamo noi, scrive Floriana Bucci, cresce il timore che salti il processo e gli affari crollano. Allora, la sai la storia di questo processo? Allora, io ho una grande stima dei magistrati, ne ho conosciuti quando facevo anche la giudiziaria, che per fargli una parola, il dottor Cecchini, Amodeo, procuratore di Filippo, non parlavano mai, erano barricati. Adesso che è successo? Che il presidente della Corte d'Assise ha rilasciato una dichiarazione che secondo la difesa, stiamo parlando della Montedison, non la Montedison, Eugenio Cefis, Gardini, cioè un colosso della chimica che paga avvocati come Ghedini, che lavorano soltanto per la Montedison. Ovviamente è una cosa legittima quella che è stata fatta. Questa frase è stata estrapolata da un'intervista fatta a Rai 3. Praticamente questo presidente ha detto daremo giustizia al territorio, è stato rimosso dalla carica. Non solo, un'altra cosa legittima, la difesa sta dicendo adesso c'è il sospetto che tutto il tribunale possa essere in qualche modo schierato. Sì. Allora chiediamo di spostare in un'altra città. La Cassazione si è presa 3 mesi di tempo, che succede? Che può cadere tutto il castello accusatorio e il processo, se si farà in un'altra città. Ecco perché dico, la colpa è sempre della televisione e della radio, di questa lucetta rossa che si accende. I magistrati che fare brutti scherzi. Non devono parlare, qualunque sia la tua idea, tienila per te, tanto puoi bastonare, fra virgolette, no? E invece vedi che è successo, c'è la Montedison. Infatti vedi, la sospensione del processo in corte d'assise a Chieti rischia che adesso i tempi giustizia, scrive Floriana Bucci, si allungano. E non ovviamente, è da escludere che si debba ricominciare da capo. Sarebbe ovviamente un disastro. La difesa fa la difesa, sfrutta la situazione, assolutamente. Mettici che ci abbiamo contro, con tutto il rispetto che si deve, alla Montedison, che è una che ha fatto la storia dell'Italia. Andate a leggere un famoso Giuseppe Turani, razza padrone, Eugenio Cefis, si compravano giornali, Gardini ci ha fatto impazzire con Azzurra, si chiamava Azzurra. Sono stati insomma dei punti di riferimento, non nel positivo, nel negativo. Questo tutto non è che è una aziendina, capito? Molte volte il silenzio sarebbe preferibile, dici, evitiamo. Esatto, soprattutto perché lì c'è uno stuolo di difensori che
devono lavorare per cercare di fare il difensore, dava a segnare. E quindi il discorso della difesa non vale anche nel calcio. Quindi, rubava vere identità per truffare sul web. Utilizzate, pensate, anche foto di Melania Rea e di Mao, scoperto dalla polizia. Ecco l'articolo di Francesca Piccioli. Nei guai un 35enne di Popoli che utilizzava la banca dati della Camera di Commercio. Chieti, così gli alloggi comunali finivano a parenti e amici sotto inchiesta dirigenti e impiegati dell'ufficio casa. E poi moto contro scuolabus, grave un 35enne schianto alle porte di Ripa Teatina, rischia la paralisi. Il video di Nunc est bibendum, una raffica di eventi a maggio, scrive Stefano Ortolano. Siamo sempre a Chieti, qui torna la pubblicità ogni tanto, no? E adesso andiamo a Teramo, sei indagati per la morte durante la risonanza. L'articolo di Teodora Poeta. Dall'autopsia per ora sarebbero emerse solo cause naturali, sotto inchiesta i medici dei reparti che hanno trattato il paziente, medicina, neurologia, radiologia e otorino. Salgono a 192 i candidati per l'uscente Brucchi. Spero che qui Valentina Procopio non li abbia riportati tutti, altrimenti penso sia stato un lavoraccio, perché riportare 192 candidati, comunque molti ci sono, li potete andare a leggere. Tesoro Cultura proposto manifesto al convegno. Quartiere San Leonardo, buche e terremoto, i residenti non è pensabile farci vivere in questo degrado. L'articolo di Maurizio Di Biagio. E poi la polizia stradale sequestra scuolabus senza assicurazione. Poliziotto e imprenditore assolti, Luciotti e una socia. Ed ancora andiamo alle altre pagine che riguardano la costa. Se riusciamo, ogni tanto spunta questa pubblicità sul quotidiano Il Messaggero, che è un po' fastidiosa. Fratelli d'Italia con Retco, e c'è anche Scimitarra, la sede elettorale intitolata Claudio Posabella, in questo articolo di Francesco Marcozzi. Abbiamo parlato di questo ponte di legno tra Alba e Villarosa, sbarrata la pista ciclabile. In alto a Tortoreto e Sant'Egidio una lista dei 5 Stelle, l'articolo di Michele Narcisi. Ha una gamba amputata, Giulianova, la ASL nega la nuova protesi. La domanda sarebbe stata respinta per l'uso errato di un verbo. Eccolo qua. Vedi? Importante. Vedi? L'uso del congiuntivo. Non lo dite a Gustavo Bruno, è pericolosissimo. Affidamento del servizio rifiuti sulla commissione. Tutto tace, l'articolo di Sara Roccheggiani. Erano queste le ultime notizie per quanto concerne il quotidiano Il Messaggero. 9:31, cosa facciamo, Gustavo? Ci prendiamo una pausa. Pubblicità. A tra poco. Benissimo. Eccoci qua, vedi, qua. Non c'era lo stacchetto, tu sei stato bravissimo, ormai sei esperto. La città. La città. Leggiamo. Leggiamo. Dai. No, leggito queste cose che stiamo... Ricominciamo. Lolite nude, primi interrogatori, la polizia convoca i ragazzi che hanno diffuso su internet le foto piccanti delle studentesse. In alto, D'Alfonso Inape presenta i garanti, dentro anche D'Amico e Navarra. Roseto, che fine ha fatto il nuovo appalto per i rifiuti? Chi si rivede? Giulianova, la destra storica, sta con Morra e Retco. E poi Abellante, oggi apre l'asilo nido da 620.000 euro. Guarda un po', c'è anche la finestrella sotto. Castelli, le poste chiudono per lavori, bisogna andare a Colledara a 15 km, pensate, per pagare la bolletta. E in basso il turismo balneare ormai si regge con il last minute, mentre Mariano Sabatini, ecco come Luciano Rispoli, è diventato commendatore grazie alla mia battaglia. Vedi, questa è la panoramica della prima pagina. Gian Donato Morra intanto conferma il suo appoggio a Gianni Chiodi. In alto, truffe, usa foto di Mao e Melania Rea per creare documenti falsi su internet. Pio Rapagnà, mi candido alla presidenza della regione Abruzzo. Abruzzo, il nostro turismo si regge sulle vacanze last minute, gli operatori anticipano la stagione per combattere la crisi. Moto finisce contro un'automobile, ne abbiamo parlato ampiamente, purtroppo 2 morti in un incidente stradale a Pescara. I cyberbulli davanti alla polizia postale, l'articolo di Alessandro Missoni, individuati ragazzi che per primi hanno diffuso le immagini piccanti delle studentesse nude. Domani iniziano gli interrogatori per la procura dei minori con il supporto di una psicologa. Dopo la scuola, lo scuolabus, la polizia stradale sequestra anche un bus di linea. In una settimana di controlli rilevate 19 violazioni a carico dei conducenti di mezzi di trasporto pubblico. Il caso, l'articolo di Pietro Colantoni, sono 6 medici indagati dopo l'autopsia ieri mattina, l'esame autoptico sull'operaio deceduto al Mazzini durante una risonanza magnetica. La moglie del 67enne Ennio Di Gregorio dice se hanno sbagliato diagnosi ora è giusto che paghino. Nuovo asilo nido a Bellante, oggi il taglio del nastro per il Peter Pan.
e poi ancora, andiamo avanti, 15 km per pagare un bollettino, le poste chiudono per ristrutturazione, l'ufficio di Castelli, utenti costretti a spostarsi fino a Colledara. Cartelloni pubblicitari sulle provinciali, niente controlli, quindi nessuno paga. La segnalazione del consigliere Massimo Amante. Di questo tema, tra l'altro, si era già parlato sulla trasmissione Le Iene, sì, diversi mesi fa, lì con riferimento ad autostrada e superstrade. Al centro per Teramo si ricompatta con Di Dalmazio, come anticipato dalla città, l'assessore regionale molla Forza Italia per la lista civica di Chiodi. La squadra comunale, orfana del suo capogruppo, conferma il nucleo fondante e apre ai giovani. E poi ancora l'articolo di Patrizia Lombardi, Italia Calabrese da campo in regione con Abruzzo civico. Associazioni troppo politicizzate per confrontarsi liberamente sulla città. L'articolo di Pietro Colantoni, sociale, volontariato, animali, a parlare Graziella Cordoni. In pochi però rispondono all'appello lanciato dalla candidata sindaco. Luciano D'Alfonso presenta i civici con la petta. 240 candidati, due civiche con 58 nomi, qualche accenno di programma. In lista 8 Teramani, tra i garanti il rettore Luciano D'Amico e l'assessore, l'avvocato Tommaso Navarra. Il mio sogno, quello di finire la mia vita con la con l'APA, dicono in Sicilia. Mo, lo fa D'Alfonso, diventa un miracolo. Lo dico io, da una fregatata, voglio fare l'APE, cioè, ma, questo ma l'APE è piccolina, è raccolta. Solo per me. Solo per te. APE car. APE car. Rafforzata col telaio. Rafforzata, precisa. Non c'hai problemi di parcheggio. E cosa ci scrivi sopra? Niente. Niente. Gustavo Bruno. Niente. Gustavino. Poi può essere anche... No, non ci scrivo niente. Giallo-rossa. O bianco-rossa. 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 Perché giallo-rossa adesso? Perché l'APA giallo-rossa non c'è riferimento calcistico, è più bella, si vede più con bella. Tutti i fari sopra, bellissimo. Solo che mi sono informato, costa una catasta di soldi. Sì. API per farci, puoi fare anche il fuoristrada, però, capito? L'APA sarebbe L'APA. Il mio sogno. Va bene. Il primo regalo a Luciano D'Alfonso sarà un bello orologio. Ecco. Valeria Franceschini presenta la sua candidatura alle regionali nella civica di centrosinistra. Il primo regalo che farà Luciano sarà un orologio svizzero, magari messo anche 10 minuti indietro. Per il discorso legato ai ritardi, insomma. Ah, ecco. Passeggiate in bici, in città con bellezza e futuro, oggi alla Gammarana, qui vicino a noi, nelle nostre zone. Poi ancora, ponte chiuso, i ciclabili accusano i comuni, il Ciclecat, mai fatta la manutenzione tra Martinsicuro ed Alba Adriatica. Ed ancora, vediamo il circolo del PD a Torano, rinnoviamo la fiducia a Pepe e a Di Giacinto. A Villarosa altri 29 profughi africani accolti nei residence della Val Vibrata. Un software intanto a Martinsicuro per aiutare gli studenti dislessici. Parte la sfida di Fratelli d'Italia, inaugurazione della sede elettorale e ritorno in campo di Giannino Scimitar. L'articolo di Marzia Tassoni. E poi in basso questa mattina la pulizia della foce del Tordino, lavoreranno fianco a fianco i volontari delle associazioni e cittadini giuliesi. Politica Sacconi, squalida campagna di Mastro Mauro, scrive Marzia Tassoni, il consigliere, iniziative messe in campo dal comune solo per avere maggiori consensi. Piazza Fosse Ardeatine, delusione tra i commercianti per i mancati interventi. Andiamo a Roseto, scrive Lino Nazionale, l'appalto dei rifiuti scomparso nel nulla. Secondo l'opposizione la fase istruttoria del bando si sta dilungando troppo. A Pineto sorpresi mentre cercano di rubare un'automobile, arrestati tre Rom. In 400 a Roseto per D'Alfonso e Lorenzo Guerini e il Partito Democratico. E poi la gestione dei cimiteri a Roseto affidata a ditte private. Cultura, canto segreto per sola voce di genitore. L'articolo di Renato Minore, eccolo qui. E poi ancora sfide vinte, scrive Simone Gambacorta, ecco come Luciano Rispoli è diventato commendatore. Il critico Mariano Sabatini racconta l'iniziativa sua che ha portato all'onorificenza per il conduttore televisivo. Un giorno scritto a Napolitano, poco dopo è partita l'istruttoria e poi è arrivata la nomina. E qui ci sono le foto di Rispoli, Sabatini e Napolitano. Persone ed eventi, passi di danza per combattere l'anoressia, due incontri con i ragazzi delle scuole organizzati da Roseto Danza e poi migliaia di testimoni di Geova oggi a Roseto per ricordare la morte di Cristo, qui di spalla a sinistra, mentre persone ed eventi la provincia snobba di nuovo i partigiani. Nessun rappresentante della giunta catarra alle celebrazioni di Piazza Sant'Agostino. Università, la cultura può essere il vero motore economico della nostra regione. Dati positivi dalla giornata di studi a Cosse Sant'Agostino, imprese giovanili di settore e quelle femminili in crescita. E poi siamo già arrivati allo sport, perché non ci sono più pagine di cronaca, e allora entriamo nel vivo di quelle che sono le pagine sportive. Andiamo a vedere insieme quando sono le 9.40, tra l'altro oggi
c'è la partita Marassi-Sampdoria-Inter. Non so se tu hai seguito un po' le vicende che coinvolgono Maxi Lopez della Sampdoria, Icardi dell'Inter e Vandanara, che sarebbe, insomma, è la moglie di Maxi Lopez, che poi però è fuggita via, diciamo così, ha scelto come nuovo amore Icardi. C'è una, questa chiacchierata love story con l'ex moglie dell'attaccante blucerchiato. Non vuoi parlare, non stiamo parlando di politica, qui puoi parlare. Lascia perdere, una bella donna, ho visto le foto, le foto su questi settimanali che si sfogliano al barbiere. E quindi bella, tu hai controllato. Bella donna. Va bene, molto è molto soft. Vabbè, ci sta, tra Maxi Lopez e Icardi. Ricorda i primi anni di Rita Rucic. Adesso cominciamo a rilassarci un po', no? Bravo al nostro. Oddio, non ti ha fatto vedere Vandanara, ti sei. Mi sono rattristato un attimo. Ti sei rattristato. A pensare a Maxi Lopez o ai Cardini. Lasciamo perdere. È partita la mia mano. Quanto è brutto il Pescara, Gustavo! Ma la colpa è di Marco Pedicone. Bande brutti pescare. L'effetto Cosmi oggi sta a San Gabriele? No, cioè, non è una bella cosa scomodare i santi. Vabbè, però. Perché non hanno fatto tutti quanti, ma fanno come si scrive. Anche Di Meo, no? La settimana prima di andò la settimana andò precedente poi, le sue sogno, poi è tornato in sella. Però quanto è brutto il Pescara, scrive il centro. Così non si va ai playoff. Confusione totale, fischi e insulti dopo l'ennesima rimonta subita in casa. L'articolo di Rocco Coletti. Biancazzurri senza un'idea di gioco, primo tempo dignitoso con un paio di rigori negati a Maniero e la rete di Caprari. Nella ripresa il calo e il pareggio di Rigoni. Nonostante la palese involuzione, la zona playoff comunque è ancora a due lunghezze. Lo spettacolo vero è Cosmi in panchina che si dimena ad ogni errore dei suoi. 1-1 col Cittadella, Cosmi dice abbiamo dato tutto, l'obiettivo adesso è cambiato. Quota salvezza, meritavamo di vincere. I fischi, se il pareggio fosse arrivato in un periodo diverso, si sarebbe detto altro nelle interviste di Luigi Di Marzio. Sebastiani, ma come si può giocare così male? Non la pensa nello stesso modo di Cosmi. Il difensore marsicano Zauri, non siamo stati capaci di controllare la partita. Noi non molliamo mai. I playoff sono comunque lì a quota 48. Ricordiamo terza, quarta, quinta, sesta, settima e ottava partecipano ai playoff. Lanciano che invece è come Pescara, sempre a quota, anzi Lanciano a 48 punti, Pescara 46. Andiamo a vedere Lanciano. Il Lanciano si inchina alla magia di Rosina, 1-0 a Siena, arriva, vero, bellissimo. La quarta sconfitta di fila per i rossoneri, ma la zona playoff resta a portata di mano. E giovedì si rigioca. C'è l'Empoli, Baroni, ma io sto ritrovando il Lanciano. Vedi, ognuno la vede a modo suo, no? Cosmi la vede un modo, Baroni in un'altra, Sebastiano in un altro. In questo articolo di Stefano Salvatori, puniti da un episodio, tra l'altro, dice Baroni, la punizione non c'era. Mi è piaciuto il piglio con cui ha giocato la squadra. Gustavo. Niente, questo è un momento delicatissimo. Per tanto ti faccio scorrere anche il messaggero, no? Abruzzesi, quarta sconfitta consecutiva per il Lanciano. Pescara, che c'è il tabù dello stadio Cornacchia. E quindi c'è un po' di nervosismo, ho visto i riflessi filmati dove c'è una curva che diceva andate a lavorare, è un brutto segnale. Per Paolo Marchetti scrive i soliti limiti, questo è il titolo. Per quello, anche insomma, l'effetto Cosmi credo che si stia andando sgonfiando domenica per domenica. È un peccato perché, sai, se non vai nemmeno ai playoff è una stagione per il Pescara negativo. Anche perché sono tutti questi playoff che vanno dalla terza lontana, praticamente. Il Lanciano, mezzo campionato, il Lanciano è diverso perché nessuno gli aveva detto di ripartire per vincere o doveva soltanto salvarsi. Anche se quattro sconfitte di fila creano degli attriti, dei malumori. Però forti. Non bisogna dimenticare che l'obiettivo della squadra frentana è quello della onorevole salvezza, che vale come fare i playoff. Quindi, da dove veniamo, ricordiamoci. Non ci dimentichiamo, è stato bello sognare quando eravamo al primo posto, al secondo, però adesso torniamo nei ranghi, cerchiamo un'onorevole salvezza che credo sia alla portata, ma comunque è un risultato importante perché la Serie B è un campionato, lo dico da una vita, durissimo, difficilissimo, lungo, lunghissimo, molto intenso, non finisce mai, ed è quindi salvarsi in questa qui è veramente un'impresa. Guardate il Latina, sembrava una squadra ormai destinata a fare le prime posizioni, quindi le cose cambiano. Il regolamento del campionato aiuta lo spettacolo, certo. Lo condivido molto, le prime due che salgono direttamente, le altre dalla terza all'ottava disputano i playoff. È un po' come accadrà l'anno prossimo con la C unica, quest'anno abbiamo scherzato, abbiamo fatto il carnevale, l'anno prossimo sarà si torna alla normalità. Cosmi ha detto, più di questo non riusciamo a dare, questa squadra ha dato tutto, ora sta a voi capire quanto vale questo tutto. Siamo lontani, dice anni luce, le interviste di Orlando D'Angelo, dal calcio che vorrei vedere.
Lanciano invece, Virtus KO e paura, Siena sì. Quarta sconfitta, malore a Ferrario, sì. Attimi di panico, elettrocardiogramma a bordo campo. Sì, è vero. Baroni serviva una partita perfetta, vogliamo tornare subito a fare punti, l'articolo di Silvia Castellani. E andiamo alla prima e alla seconda divisione, il Teramo è stato promosso, domenica c'è stata la festa, il presidente Campitelli ha detto però voglio il primo posto o comunque voglio stare tra le prime quattro. Perché tre partite alla fine. Tre partite alla fine, oggi sul campo del Castelregone, il 27 in casa contro il Messina e poi gran finale a Cosenza. Si può arrivare primi, il presidente lo ha chiesto, molte conferme dipenderanno anche da questo e poi il Teramo vuole stare tra le prime quattro, credo che ci possa stare assolutamente, perché le prime quattro, ricordiamo, disputeranno la Team Cup. Cioè sì, saranno nel tabellone principale. Il Teramo ha già fatto in realtà la Team Cup, sì, stato tra le prime quattro, continuerebbe a farla. Se il Teramo è tranquillo, come leggiamo in questo articolo della Cantagalli, a Castelrigone il nostro obiettivo è il primo posto, non è altrettanto tranquillo il Chieti. Oggi è la gara della vita, sfida senza appello, sconto decisivo per il futuro dei neroverdi che devono vincere per continuare a sperare nella Lega Ci Pro. Ci vorrebbe una botta d'orgoglio calcistico, perché insomma... Io dico che se riuscisse anche il Chieti a fare la C unica sarebbe un vanto per l'Abruzzo, no? Voglio dire che il pallone risorge per certi versi, però bisogna darsi una svegliata, perché questo cambio, no, di Meo, De Patria, oggi è tornato di Meo. Condividi questo titolo del messaggero Gianmarco Giardini, squadra del centro, ultima chiamata. Per forza. Chieti Martina, ingresso unico a 3 euro, 3 euro per i 3 punti, questa è la campagna. Domenica scorsa nei nostri studi Fattore disse una cosa emblematica secondo me. Chiedo ai tifosi del Chieti, da ex dirigente, state accanto alla squadra per 3 settimane, per 3 giornate, poi magari contestate, però adesso l'eventuale contestazione sarebbe disastrosa, oggi il Chieti deve vincere, necessariamente. Non ci sono altri... L'Aquila oggi non gioca, ha già vinto 3-0 contro la Nocerina, anche se Zaffagnini dice l'Aquila può essere l'outsider negli spareggi per la Serie B, e questo è vero. Ti chiedo un giudizio, Frosinone Perugia 59 punti, Lecce 58, oggi c'è Lecce Frosinone e Perugia Pontedera. L'ultima giornata ci sarà Perugia Frosinone, però ti devo anche dire che il Lecce all'ultima giornata riposerà, quindi forse è fuori dai giochi. Io penso all'anno prossimo invece del pronostico, perché chi non sale ce lo ritroviamo noi, quindi assolutamente dire, sì. Ci sta veramente da farsi tremare i polsi, perché sarà una C unica difficilissima, quindi voglio dire Frosinone, Perugia, io sceglierei Perugia e tenermi il Frosinone, però sono due belle squadre. Beh, se il Perugia venisse promosso si libererebbe un posto nel girone B, eventualmente. Questo è il ragionamento che faceva Campitelli. Vedi, Vivarini ti ha ascoltato. Lo vedi? Il Teramo lancia Narduzzo tra i pali. Tu un paio di settimane fa c'è stato Narduzzo a Biancorossi e hai detto per favore diamo spazio anche agli altri. Oltre al portiere a Castelrigore, altri giocatori sotto osservazione per la prossima stagione. È giusto anche questo. Comunque anche il mio amico Di Giuseppe ha detto che Narduzzo sarebbe rimasto a Teramo e sarebbe diventato il portiere, non dico il numero uno, ma cercano una chioccia da mettere a fianco a Narduzzo per farlo crescere ulteriormente, quindi probabilmente la squadra già è stata fatta, insomma, allestita per l'anno prossimo. Da queste ultime 3 partite forse ci sarà qualche recupero da fare, ma grosso modo credo che le cose siano già state decise. Chi confermare, chi certo, non confermare. Resta il punto interrogativo del girone, perché cambia tutto. Beh, cambia fra il girone sud e il girone centrale. Insomma, c'è una bellissima però purtroppo differenza. Purtroppo il girone si conoscerà molto in là, già a giugno, alla fine dei play-off, il quadro si potrebbe avere. Però se prendi gente seria, qualunque sia il girone, credo che la differenza sostanzialmente sia minima. Certo, nel girone centrale giochi forse più a calcio. Più a calcio, in maniera anche più tranquilla, soprattutto con trasferte che i tifosi possono affrontare. Anche quello è bello, insomma. Poi bisogna vedere anche con il discorso delle campane, non le campane di Dindondan, le campane calcisticamente parlando, se restano tutte a sud o seppure vengono divise. Come sembra che ci sia questa indicazione, questa, no? Cioè, perché i derby giù, certo, quindi qualcuno potrebbe essere dirottato addirittura nel girone A, Bolzano Castellammare, bellissimo. Ti piace? A morire, un viaggio, è vero, un viaggio. Non sbaglio. A proposito di viaggi, Andrea De Luise è già arrivato e sta per partire
alla volta di Castelrigone, eccolo lì, bravo. È pronto, già preciso, bravo. Con la sua valigetta, con tutte le cose tecniche per questa telecronaca. Vi ricordo, studio stadio alle 14.50, collegamenti da Castelrigone, da Chieti, poi tutta la Serie D, perché in Serie D il momento è delicato, come dici tu, e poi anche la telecronaca questa sera alle 21.30, game over alle 19.30. Con tutti voi avremo Mauro Meluso, Giancarlo Pulitelli, Diego Di Felice Antonio. Questa sera parleremo del Teramo, della prima, della seconda divisione, della Serie D, insomma una puntata ricca, ricchissima anche stasera, insieme alla nostra Jessica Mincione. E poi facciamo così, vediamo la città e poi parliamo un attimo di Serie D. Io oggi non ti faccio ascoltare Vivarini, bravo, ma ti leggo le interviste, Guardate, Teramo in palio, c'è la Team Cup, l'obiettivo è arrivare tra le prime quattro per partecipare alla Coppa, le tre gare rimanenti decisive anche per il futuro di molti giocatori, scrive Alessandro De Miglio. Ci teniamo ad andarci a giocare il primo posto nell'ultima partita a Cosenza, è quello che dice Vivarini sul quotidiano La Città di oggi. Invece... Serie D molto molto delicata. Ieri l'Ancona ha pareggiato con la Recanatese. Festa rinviata alla settimana prossima, anzi a giovedì, perché la Serie D giocherà giovedì. Giulianova a Iesi per consolidare il quinto posto, questo è quanto riguarda il Giulianova. Ma sul quotidiano Il Centro andiamo a vedere quelle che sono anche le altre partite. Eccolo qui, Ancona Recanatese 1-1, ovviamente Boiano Isernia 0-3. Oggi molto importante Maceratese Sulmona, ma delicatissima Angolana Civitanovese. Noi ci saremo a Città Sant'Angelo, perché se l'Angolana non dovesse vincere, probabilmente sarebbe retrocesso. Beh, insomma, la Serie D quest'anno non è che sia stata ricca di soddisfazioni, perché insomma le abruzzesi non sono andate benissimo, per così dire, quindi... Sì, è stato buono. Sei stato buono, insomma, sono andate male, tranne possiamo parlare di un Celano che comunque sta ottenendo la salvezza, quello è il suo obiettivo, sul Monangolana, mi termina stanno lottando. La sotto. Partenza era stata incoraggiante, si poteva quasi sognare, invece quando siamo svegliati ci siamo ritrovati in una situazione abbastanza delicata. Senza dimenticare che l'anno prossimo la Serie D sarà molto delicata. Oggi a Miternina Fano, noi dobbiamo dirlo, teoricamente l'Ancona potrebbe comunque festeggiare oggi. Dipende dai risultati. I risultati del Matelica e del Termoli, certo. Anche se il Matelica gioca in casa con il Celano, potrebbe riportarsi a meno 8 e quindi non ci sarebbe la matematica. Facciamo una cosa, vogliamo vedere il punto preparato dalla nostra redazione su questa giornata del campionato di Serie D. Vediamolo. Occhi puntati tutti sulla lotta salvezza, a quattro giornate dal termine del campionato ogni attenzione nel girone F di Serie D è rivolta alla sfida per evitare i play-out e la retrocessione diretta. Con il Boiano escluso d'ufficio dal torneo le retrocessioni dirette diventano una, anche se la classifica attuale lascia pensare che il duello tra Isernia e Angolana non porterà nessuna ai play-out, ma entrambe in eccellenza. Questo perché il distacco tra la terzultima e la sestultima dovrebbe essere al massimo di 10 punti. In caso contrario il play-out non si disputerebbe. Attualmente il distacco tra l'Angolana di Donatelli, terzultima, e il Sulmona di Luiso, sest'ultima, è di 14 lunghezze. Proprio domani i pescaresi avranno una delle ultime chance per tentare l'impresa, ospitando una Civitanovese ancora alla ricerca di punti di tranquillità, mentre il Sulmona sarà di scena in quel di Macerata contro una formazione in lotta per un posto nei play-off. L'impressione è che il turno possa essere favorevole all'Angolana, che dovrà però necessariamente vincere. Altro discorso invece per la sfida play-out tra la quartultima, attualmente la Miternina, e la quintultima, oggi l'Agnonese. Le due squadre sono separate da soli 2 punti e non è affatto detto che siano loro a sfidarsi per stabilire la quarta squadra che scenderà di categoria. Potrebbe essere risucchiato lo stesso Sulmona, che vanta 2 punticini di vantaggio sull'Agnonese e 3 sugli scoppitani di Angelone. Ma non sono tranquille neanche le 2 compagini a quota 39, Civitanovese e Recanatese. Nel turno in programma la Miternina sarà impegnata tra le mura amiche contro un Fano già al riparo da brutte sorprese, mentre l'Agnolese dovrà avere la meglio nel derby casalingo contro i cugini del Termoli. In quel di Iesi sarà invece protagonista il Giulianova di Monticciolo, che dopo la sconfitta interna di domenica scorsa contro l'Ancona ha bisogno di riprendere la propria corsa se vuole sperare in un posto nei play-off. Impegno esterno sul terreno di gioco del Matelica per il Celano di Morgante, che cerca quella vittoria che potrebbe regalare, con 3 giornate di anticipo, la matematica salvezza. Attenzione questa sera alla sfida dell'Ancona contro la Recanatese. Per i dorici, davanti alle telecamere di Rai Sport, ci sarà la possibilità di festeggiare la meritata promozione in Lega Pro.
Ovviamente questo servizio è stato realizzato ieri, la partita ancora Recanatese si è già giocata ed è terminata 1-1, un punto che serve soprattutto alla Recanatese, non facciamoci male in questi casi. Rapidamente, primavera il derby Val Pescara, sul quotidiano il centro Lanciano Pescara 1-3, a Lanciano quinto successo di fila per il Delfino, gara nervosa, 6 espulsioni e poi ancora Roseto, conta soltanto vincere, i biancazzurri in casa contro il pericolante Firenze per continuare a inseguire i playoff. Abbiamo notizie di pallamano, bene Chieti e Pescara, male la Tecno Elettronica, ricordiamo era legato alla promozione alla Pool Scudetto, Teramo che ha perso 18-34 contro Carpi, anche se c'è ovviamente una differenza di organico tra le due squadre abbastanza evidente. Poi l'Aquila Rugby, prima sconfitta, ma la vetta è assicurata. Leggiamo rapidamente anche le ultime notizie per quanto concerne il quotidiano Il Messaggero. Roseto, scrive Marco Rapone, battere Firenze per avvicinare i playoff, ma anche il quintetto dell'ex Caia non ha alternative alla vittoria. La Sieco sfiora l'impresa, Monza al tie break, si parla di pallavolo, mentre per quanto concerne il quotidiano La Città, così abbiamo fatto l'amplena, abbiamo letto tutto, i bolidi della Mille Miglia sfilano a Teramo il prossimo 16 maggio, più di 400 auto d'epoca protagoniste della storica gara, ieri in municipio la presentazione dell'evento. Intanto vedo che in regia Andrea De Luisio continua a sorseggiare tranquillamente il suo caffè. Andrea, siccome si canta, vieni, non devi cantare. Lui non canta, canto ci dice, io, però canto. Canta Gustavo, siamo arrivati alla fine, tu non sei microfonato ma raggiungici qui dietro, vieni non qui, canto. Non canti, buongiorno, buongiorno, dovresti sentirti, eccoli qua, siamo pronti per Castelrigone, no? Sì, sì, prontissimi, 250 km andare, senti, 250 a tornare. Senti che musica. Tempo previsto? Ah, un 3 ore a andare, un 3 ore a tornare più o meno. Nicola Rigliano cantava 20 km al giorno. Magari 20, magari 20. E teoricamente... questa sera, quindi, vabbè, il servizio l'avrete su Game Over, 19:30, anche le interviste, praticamente ti vedremo tornare in diretta durante la nostra trasmissione. Beh, verso le 20 dovremmo stare qui. Quindi, tutto calcolato. E alle 21:30 la telecronaca. La telecronaca. Cosa vuoi di più? Vuoi di più? Gustavo, che canzone hai scelto oggi? Il Marramao. Il Marramao. Non ci sono rimandi politici. No. Va bene, qui dovrebbe partire. Dovrebbe partire. Dovrebbe partire. Dovrebbe c'è partire. Un nero sospetto. Eccolo. Scelto oggi. Non è un gatto, non è un topo, è tutto riccio e ti assomiglia pure un poco. Se gioca a carte, lui va, è di polenta con le acciughe, ne va matto. Ma poi la sera diventa serio, ti fa le fusa dietro un lume di candela. E dal suo viso nasce un sorriso, perché nel cielo vede già la luna piena. E qua il Marramao lui dietro, il Marramao, il Marramao non fa più mao, è l'uomo nero che spaventa col suo mao, chissà perché solo con te lui non fa mao, sarà perché la caramella tu gli dai. Ma dove l'hai ritrovato? Il Marramao non fa più mao, ormai lo zecchino d'oro. Come ci siamo ridotti? Se gli ha giocato un tiro strano, il Marramao non fa mao ma fa bao. Gustavo, abbiamo toccato il fondo. Viva il Marramao! A questo punto noi vi ringraziamo. Buona domenica. Il Marramao fa bao, non fa più mao. Non fa più mao. Attenzione, mao, 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 mao. Noi ci vediamo questo pomeriggio Studio Stadio, questa sera Game Over, la partita del Teramo, Robiani biancorossi. Bianca-azzurri, buona domenica. Buona domenica, buona Pasqua. Buona Pasqua, non ci siamo, Torna il non 27. Piangese, non piangese. Gustavo Bruno vi mancherà per una settimana. Grazie a Marco Pedicoli, grazie a Andrea Dolisio. Gustavo Bruno, buona domenica. Ciao, ciao. Tanto tua madre lo capisce, continua a dirti ma non esci mai, perché non provi a divertirti. I'm the